La realtà che abbiamo sofferto e vissuto con Giovanni e Paolo racconta che, diversamente da quanto si ripete nelle cerimonie ufficiali, il male di mafia non ha fatto al di fuori di noi e anche tra noi. Racconta che gli assassini e i loro complici non hanno sulle volte truci crudeli di coloro che sulla scena dei delitti si sono sporcati le mani di sangue, ma anche volti di tanti, di troppi sepolti imbiancati. Un popolo di colletti bianchi che hanno frequentato le nostre stesse scuole e che affolla i migliori salotti, presidenti del Consiglio, ministri, parlamentari nazionali e regionali, presidenti della regione siciliana, vertici dei servizi segreti e della polizia, alti magistrati, avvocati di grido dalle parcelle d'oro, personaggi apicali dell'economia e della finanza e molti altri. Tutte responsabilità penali certificate da sentenze definitive, costate lacrime e sangue, e tuttavia rimosse da una retorica pubblica e da un sistema dei media che, tranne poche eccezioni, illumina a viva luce solo la faccia del pianeta mafioso abitata dalla mafia popolare, quella del racket e degli stupefacenti, elevando una parte a simbolo del tutto. Roberto Scarpinato, procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Prima di tutto vi ringrazio di essere qui, perché la vostra forza è la nostra forza. E la vostra è la nostra! Dopo quel 19 luglio del 1992, se non ci fosse state voi, se non ci fosse stata la gente migliore di Palermo a scendere in piazza, a circondare il Palazzo di Giustizia e a dirci che dovevamo andare avanti, io non so se avremmo avuto la forza di andare avanti. La vostra forza è stata la nostra forza, continuata ad essere. Vi leggo la lettera che ho voluto dedicare a Paolo, che è una lettera che ho scritto più con il cuore che con la mente. Caro Paolo, oggi siamo qui a commemorarti in forma privata perché più trascorrono gli anni e più diventa imbarazzante il 23 maggio, il 19 luglio, partecipare alle cerimonie ufficiali che ricordano le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Stringe il cuore a vedere talora tra le prime file, nei posti riservati all'autorità, anche personaggi la cui condotta di vita sembra essere la negazione stessa di quei valori di giustizia, di legalità per i quali tu ti sei fatto uccidere. Personaggi dal passato e dal presente equivoco, le cui vite, per usare le tue parole, emanano quel puzzo di compromesso morale che tanto aborrivi e che si contrappone al fresco profumo della libertà. E come se non bastasse, Paolo, intorno a costoro si accalca una corte di anime in livrea, di piccoli e grandi maggiordomi del potere, di questuanti pronti a piegare la schiena e a barattare l'anima in cambio di promozione in carriera o dell'accesso al mondo dorato dei facili privilegi. Se fosse possibile, verrebbe da chiedere a tutti loro di farci la grazia di restarsene a casa il 19 luglio, di concederci un giorno di tregua con la loro presenza. Ma soprattutto verrebbe da chiedere che almeno ci facessero la grazia di tacere, perché pronunciate da loro parole come Stato, come legalità, come giustizia perdono senso
si riducono a retorica stantia, a gusci vuoti e rinsecchiti. Voi che a null'altro credete se non alla religione del potere del denaro, e voi che non siete capaci di innalzarvi mai al di sopra dei vostri piccoli interessi personali, il 19 luglio tacete, perché questo giorno è dedicato al ricordo di un uomo che sacrificò la propria vita. Che sacrificò la propria vita perché parole come Stato, come giustizia, come legge acquistassero finalmente un significato e un valore nuovo in questo nostro povero e disgraziato paese. Un paese nel quale per troppi secoli la legge è stata solo la voce del padrone, la voce di un potere forte con i deboli e deboli con i forti. Un paese nel quale lo Stato non era considerato credibile e rispettabile perché agli occhi dei cittadini si manifestava soltanto con i volti impresentabili di deputati, senatori, ministri, presidenti del Consiglio, prefetti e tanti altri che con la mafia avevano scelto di convivere o peggio, grazie alla mafia avevano costruito carriere e fortune. Sapevi bene, Paolo, che questo era il problema dei problemi e non ti stancavi di ripeterlo ai ragazzi nelle scuole e nei dibattiti, come quando il 26 gennaio del 1989 agli studenti di Bassano del Grappa ripetesti: lo Stato non si presenta con la faccia pulita. Che cosa si è fatto per dare allo Stato un'immagine credibile? La vera soluzione sta nell'invocare, nel lavorare affinché lo Stato diventi più credibile, perché noi ci dobbiamo identificare di più in queste istituzioni. E a un ragazzo che ti chiedeva se ti sentivi protetto dallo Stato e se avessi fiducia nello Stato, rispondesti: no, io non mi sento protetto dallo Stato, perché quando la lotta alla mafia viene delegata solo alla magistratura e alle forze dell'ordine, non si incide sulle cause di questo fenomeno criminale. È proprio perché eri consapevole che il vero problema era restituire credibilità allo Stato, hai dedicato tutta la vita a questa missione. Nelle cerimonie pubbliche ti ricordano soprattutto come un grande magistrato, come l'artefice insieme a Giovanni Falcone del maxi processo che distrusse il mito della invincibilità della mafia e riabilitò la potenza dello Stato. Ma tu e Giovanni siete stati molto di più che dei magistrati esemplari. Siete stati soprattutto straordinari costruttori di senso. Avete compiuto la missione storica di restituire lo Stato alla gente, perché grazie a voi e a uomini come voi, per la prima volta nella storia di questo paese, lo Stato si presentava finalmente agli occhi dei cittadini con volti credibili nei quali era possibile identificarsi e acquistava senso dire: lo Stato siamo noi. Ci avete insegnato che per costruire insieme quel grande noi che è lo Stato democratico di diritto occorre che ciascuno ritrovi e coltivi la capacità di innamorarsi del destino degli altri. Nelle pubbliche cerimonie ti ricordano come esempio del senso del dovere. Ti sottovalutano, Paolo, perché la tua lezione umana è stata molto più grande. Ci hai insegnato che il senso del dovere è poca cosa se si riduce a distaccato adempimento burocratico dei propri compiti e a obbedienza gerarchica e superiore. Ci hai detto chiaramente che se tu restavi al tuo posto dopo la strage di Capaci
sapendo di essere condannato a morte, non era per un astratto e militaresco senso del dovere, ma per amore, per umanissimo amore. Lo hai ripetuto la sera del 23 giugno del 92, mentre commemoravi Giovanni, Francesca, Vito Schifano, Rocco Di Ciglio, Antonio Montinaro. Parlando di Giovanni dicesti: perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché mai si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato. Questo dicesti la sera del 23 giugno del 92, Paolo, parlando di Giovanni, ma ora sappiamo che in quel momento stavi parlando anche di te stesso. Stavi parlando di te stesso, ci stavi comunicando che anche la tua scelta di non fuggire, di accettare la tremenda situazione nella quale eri precipitato, era una scelta d'amore, perché ti sentivi chiamato a rispondere della speranza che tutti noi riponevamo in te dopo la morte di Giovanni. Ti caricammo e ti caricasti di un peso troppo grande, quello di reggere da solo sulle tue spalle la credibilità di uno Stato che dopo la strage di Capaci sembrava cadere a pezzi, di uno Stato in ginocchio e incapace di reagire. Sentisti che questa era divenuta la tua ultima missione e te lo sentisti ripetere il 4 luglio del 1992, quando, pochi giorni prima di morire, i tuoi sostituti della procura di Marsala ti scrissero: la morte di Giovanni e di Francesca è stata per tutti noi un po' come la morte dello Stato in questa Sicilia. Le polemiche, i dissidi, le contraddizioni che c'erano prima di questo tragico evento e che immancabilmente si sono ripetute anche dopo, ci fanno pensare troppo spesso che non ce la faremo, che lo Stato in Sicilia è contro lo Stato e che non puoi fidarti di nessuno. Qui il tuo compito personale, Paolo, ma sai bene che non abbiamo molti altri interlocutori, sì, la nostra fiducia nello Stato. Missione doppiamente compiuta, Paolo. Sei riuscito con la tua vita a togliere dalla morte del nonsenso la parola Stato e la parola giustizia, e sei riuscito con il tuo sacrificio a farci capire che una vita senza la forza dell'amore è una vita senza senso, che in una società del disamore, nella quale ciò che conta è solo la forza del denaro e il potere fine a se stesso, non ha senso parlare di Stato e di giustizia e di legalità. E dunque, per tanti di noi è stato un privilegio conoscerti personalmente e apprendere da te questa straordinaria lezione che ancora oggi nutre la nostra vita e ci ha dato la forza necessaria per ricominciare quando, dopo la strage di Via D'Amelio, sembrava, come disse Antonino Caponnetto tra le lacrime, che tutto fosse ormai finito. E invece, Paolo, non era affatto finita e non è finita. Come quando nel corso di una furiosa battaglia viene colpita a morte chi porta in alto il vessillo della patria, così noi, per essere degni di indossare la tua stessa toga, abbiamo raccolto il vessillo che tu avevi sin allora portato in alto perché non finisse nella polvere e sotto le macerie. Sotto le macerie, dove invece erano disposti a seppellirlo quanti, mentre il tuo sangue non si era ancora asciugato, trattavano segretamente la resa dello Stato al potere mafioso alle nostre spalle e al nostro sapere. Così abbiamo portato avanti la vostra costruzione di senso e la vostra forza è divenuta la nostra forza, sorretta dal sostegno di migliaia di cittadini che in quei giorni trementi riempirono le piazze, le vie, circondarono il Palazzo Giustizia facendoci sentire che non eravamo soli. E così, Paolo,
ci siamo spinti laddove voi eravate stati fermati e dove sareste certamente arrivati se non avessero prima smobilitato il pool antimafia, poi costretto Giovanni ad andare via da Palermo e infine non vi avessero lasciato morire. Abbiamo portato sul banco degli imputati, abbiamo processato gli intoccabili, Presidente del Consiglio, Ministri, Parlamentari Nazionali e Regionali, Presidenti della Regione Siciliana, Vertici dei Servizi Segreti e Polizia, Alti Magistrati, Avvocati di Grigio e le Parcelle d'Oro. Uno stuolo di sepolcri biancati, un popolo di colletti bianchi che hanno frequentato le nostre stesse scuole, che affollano i migliori salotti, che nelle chiese si battono il petto dopo aver partecipato a summit mafiosi. Un esercito di piccoli e grandi Don Rodrigo, senza la cui protezione Riina e Provenzano sarebbero stati nessuno e mai avrebbero osato sfidare lo Stato, uccidere i suoi rappresentanti, e questo paese si sarebbe liberato dalla mafia da tanto tempo. Ma, caro Paolo, tutto questo nelle pubbliche cerimonie viene rimosso come se si trattasse di uno spinoso affare di famiglia di cui è sconveniente parlare in pubblico. Così ai ragazzi che non erano ancora nati nel 92, quando voi morivate, viene raccontata la favola che la mafia è solo quella dell'estorsione e del traffico degli stupefacenti. Si racconta che la mafia è costituita solo da una piccola minoranza di criminali, da personaggi come Riina e Provenzano. Si racconta che personaggi simili, ex villici che non sanno neppure esprimersi in italiano, da soli hanno tenuto sotto scacco per un secolo e mezzo la nostra terra e che essi da soli osarono sfidare lo Stato nel 1992 e nel 1993 ideando e attuando la strategia stragista di quegli anni. Ora sappiamo che questa non è la verità, sappiamo che non è tutta la verità. E sappiamo che fosti proprio tu il primo a capire che dietro i carnefici di quelle stragi, dietro i tuoi assassini, si celavano forze oscure e potenti. E per questo motivo ti sentisti tradito. E per questo motivo ti si gelò il cuore e ti sembrò che lo Stato, quello Stato che nel 1985 ti aveva salvato dalla morte portandoti nel carcere la Sinara, questa volta non era in grado di proteggerti o peggio non voleva proteggerti. Per questo dicesti a tua moglie Agnese, mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Quelle forze oscure hanno continuato a agire, Paolo, anche dopo la tua morte, per cancellare le tracce della loro presenza dietro la strage. E per tenerci nascosta la verità hanno fatto di tutto e di più. Pochi minuti dopo l'esplosione di Via D'Amelio, mentre tutti erano colti dal panico e il fumo oscurava la vista, hanno fatto sparire la tua agenda rossa, perché sapevano che leggendo quelle pagine avremmo capito quello che tu avevi capito. Hanno fatto sparire tutti i documenti che si trovavano nel covo di Salvatore Riina dopo la sua cattura. Hanno preferito che finissero nelle mani dei mafiosi piuttosto che in quella dei tuoi colleghi magistrati. Hanno ingannato i magistrati che indagavano sulla strage con falsi collaboratori ai quali hanno fatto dire menzogne. Ma nonostante siano ancora forti e potenti, cominciano ad avere paura. Le loro notti si fanno sempre più insonni e angosciose, perché hanno capito che non ci fermeremo, perché sanno che è solo questione di tempo, sanno che riusciremo a scoprire la verità, sanno che uno di questi giorni alla porta dei loro lussuosi palazzi busserà lo Stato, il vero Stato.
il vero Stato, quello al quale tu e Giovanni avete dedicato le vostre vite e la vostra morte, e sanno che quel giorno saranno nudi dinanzi alla verità e alla giustizia che si erano illusi di calpestare, e saranno chiamati a rendere conto della loro crudeltà e della loro viltà dinanzi alla nazione.